Un sit-in di protesta oggi a Montesilvano per il mancato rinnovo del contratto dei lavoratori addetti al comparto sociosanitario, assistenziale ed educativo. Le lavoratrici e i lavoratori del contratto UNEBA sono i lavoratori a contatto con la parte fragile della società, quindi parliamo di asili, assistenza alle persone, alle famiglie, servizi cimiteriali nello specifico per il comune di Montesilvano. A livello nazionale il contratto UNEBA raggruppa oltre 150.000 persone e oggi siamo qui in Piazza Diaz a Montesilvano proprio perché abbiamo l'azienda con il più alto numero di lavoratrici e lavoratori che appunto risponde al contratto UNEBA, e cioè l'azienda speciale del comune di Montesilvano. Il tavolo delle trattative va avanti da 18 mesi e il contratto è scaduto da oltre 4 anni. Per cui la parte datoriale ha proposto un aumento salariale di 50 euro lorde, che sono veramente inaccettabili in un momento storico come questo. Non sono nemmeno utili a recuperare il gap che i lavoratori e le lavoratrici hanno subito con un'inflazione che ha viaggiato ormai a due cifre per diverso tempo. Pertanto chiediamo di porre più risorse per il rinnovo del contratto, ma soprattutto chiediamo che la parte datoriale non vada avanti, così come sta facendo da tempo, nel chiedere risorse al pubblico per risottoscrivere i contratti di UNEBA. Riteniamo che le lavoratrici e i lavoratori di questo contratto, che svolgono attività come lavoratori pubblici, hanno stessi diritti, stesso salario e quindi di conseguenza stesso lavoro. Ci vuole maggiore democrazia in fatto di riconoscimenti e retribuzioni. È che non è più possibile che uno stesso operatore che fa le stesse mansioni, le stesse attività, venga pagato diversamente da un altro dipendente che sono quelli pubblici. Non è possibile che un osso della sanità privata prenda 1.000 euro rispetto ad altri che ne prendono molto di più. Questo è un altro discrimine che va assolutamente risolto. E ci sono anche strumenti in grado di sanare vuoti nei contratti. E chiediamo un rispetto di quello che sono gli aspetti normativi della piattaforma CGIL e CISL e UIL, sia riguardo al sistema della gestione dell'orario e dei riposi compensativi e dei turni, sia per quanto riguarda la previsione di poter aderire a un istituto di previdenza complementare aziendale, sia per quanto riguarda tutto un sistema indennitario che ormai è obsoleto e non più coerente con le funzioni svolte.